pronti alla partenza, lasciamo il ranch e ci dirigiamo verso Recco. Grazie mille alla signora che ci ha ospitato. Abbiamo pagato comunque 20 euro. Ragazzi, dobbiamo seguire da Torriglia questo triangolo giallo che ci porta da dove, tra virgolette, dove siamo partiti, dove si imbocca il sentiero. Allora ragazzi, da Torriglia c'è da tenere la strada statale 45 che si arriva fino a questa casa qua, tenetela di riferimento, c'è questa salita e dobbiamo ottenere Cappella della Costa. Come vedete il triangolo è giallo, c'è da andare di qua. Arrivati alla chiesetta, teniamo per Monte Lavagnola di qua a destra. Ragazzi, guardate che bello, i gnomi del bosco, non svegliateli di giorno che dormono. Wow, guardate il cartello, bellissimo, bellissimo. Abbiamo imbucato anche, come vedete, l'alta via dei Monti Liguri, che parte da Ventimiglia, l'alta via dei Monti Liguri. Questa qua è anche una tappa, aspetta, del sentiero Italia. Stiamo uscendo dal sentiero, sbuchiamo su questa strada. Adesso vediamo dove andare. In teoria di qua. Ah, si rientra nel bosco. Wow. Punto di riferimento Lumarzo. Ecco qua, sì. Si rientra di qua. Qui c'è il cartello. Numero unico per tutte le emergenze, 112. Wow, siamo arrivati a un bivio che ci fa scendere giù al paese, però abbiamo incontrato una signora gentilissima che ha detto che ci sta ovviamente rifornendo d'acqua tutte le borracce. Anche a Paco gli ha dato l'acqua. È un'ora che sta bevendo. Questo qua, per farvi capire, è il bivio che, volendo, potete scendere giù di qua. C'è un'actinidia come pianta, c'è un kiwi che potete scendere e andare giù. Qua ve lo segna, però la via del mare prosegue dritto di qua. Per farvi capire, ragazzi, siamo all'interno di un castagneto. Strabello. Molto molto bello, dei colori pazzeschi. A 660 metri c'è la Casa Bea, Bed and Breakfast. In 3 stelle, inquadro anche il numero, metti caso che qualcuno fosse interessato, si va giù di là. Invece la via del mare, cioè questa, si va giù di qua e si prosegue piano piano. Hai trovato l'acqua, Paco? Eh? Hai trovato l'acqua? Arrivati a Borgonovo, è abitato, per cui ci sta. Qui c'è il simbolo giallo. C'è anche la fontana là dietro. C'è anche la fontana, è vero. Ma qua il ristorante dov'è? Qualcosa da mangiare. Siamo arrivati al bar da Rico, l'unico aperto, Rosa Bruna. Ok raga, abbiamo lasciato da Rico. Siamo a Colle del Bado,
Ma qui, caspita, qua sembra una teleferica tirata, rotta, però lo sembra almeno. Guarda Paco che ci sono i cavalli al pascolo, ma che belli che sono, non farli spaventare, eh. Paco, vieni via di lì. Wow, ci sono un sacco di cavalli al pascolo, ma anche dentro il bosco. Una figata, wow. Comunque siamo a 30 minuti da Casebecco. 30 minuti. Oh, un altro cartello. Adesso vediamo come scendere. Opla! Opla! Ah! Case di Becco, sorry. Comunque noi eravamo là dietro, dietro quel monte lì, tipo un quarto d'ora fa. E dai, abbiamo un bel passo. Arrivati qui al bar trattoria Cornea. Adesso ripartiamo che abbiamo bevuto una Coca-Cola, così, e ci avviamo. Abbiamo ancora un pezzo di statale e dopo ci buttiamo giù nel sentiero. Ragazzi, c'è Paco che sta zoppicando. Un po', però Paco non molla, dai dai. Ecco qua, Capreno, 40 minuti. Sorry. Qui. Questa qua, ragazzi, è la chiesa del Caravaggio. E comunque dobbiamo arrivare là in fondo. Bello. Ragazzi, siamo arrivati al bed and breakfast dell'aria. L'ha messo nell'orto. Paco si trova in queste condizioni. Comunque ha una notte intera per riposare, dai. Qui. Qua? Sì. Ok, e l'altro. Eccoci. Locanda dell'aria. Allora, timbro fatta della credenziale. Io ho montato la tenda. Loro la stanno montando. Abbiamo ordinato le pizze che ce le portano qui. Beh, tranquilli. Si vola.